Vorresti la maglietta del tuo giocatore preferito? Oppure ne vorresti una con nome e numero a tua scelta? Passa dal link in descrizione, prezzi convenienti, personalizzazione completa e consegna veloce. E inoltre col codice GG94 hai il 10% di sconto. Venite in tanti! Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro GetRoster94, benvenuti in questo nuovissimo video speciale dove vi dirò quali giocatori secondo me della rosa attuale, ascoltate bene, meritano di rimanere in squadra oppure devono essere sbolognati ad altre squadre. È un video che vi ripropongo ogni anno e vi invito come al solito a lasciare tanti mi piace e a scrivermi qua sotto nei commenti se vi piace questo format e quali giocatori terreste o cedereste voi. Detto questo, come al solito, vi auguro buona visione. Allison, da tenere. Ovviamente non si può non ripartire dalle splendide parate della scorsa stagione, che ci hanno tenuti in vita dall'inizio alla fine. Il primo caso di giocatore in cui dico che non lo darei via neanche per 90 milioni, tanta la sua importanza all'interno del gruppo. Skorupski, da tenere. Come secondo mi va più che bene, ma questo dipenderà dal minutaggio che Di Francesco vorrà offrirgli la prossima stagione. Se rischierà di non giocare mai come quest'anno, è giusto che si trovi un'altra sistemazione. Lobont, da sbolognare. Dopo 9 anni con la maglia giallorossa è finito ufficialmente il suo contratto. In bocca al lupo per la tua prossima avventura. E stai lontano dai derby. Florenzi, da tenere. Per me un giocatore come Florenzi fa sempre comodo, anche dopo la deludente stagione passata. Come riserva è da tenere assolutamente, a patto che rinnovi a una cifra minore dei 4 milioni richiesti di recente, una cifra a dir poco improponibile. Karsdorp, da tenere. L'anno scorso non ha mai avuto la possibilità di dimostrare le sue qualità e per questo deve avere almeno un'altra occasione per dimostrarle. Se darà subito una buona sicurezza, dovrà essere per forza il titolare della fascia. Bruno Perez, da sbolognare. Dopo 2 stagioni intere posso dire che effettivamente non è un giocatore sul quale fare sicuro affidamento e perciò se arrivasse una buona offerta non esiterei troppo a valutarne la cessione. Manolas, da tenere. È il perno della nostra difesa e il giocatore più completo del reparto arretrato. Non lo avrei ceduto lo scorso anno, figuriamoci dopo la stagione strepitosa appena passata. Un caposaldo della nostra squadra. Fazio, da tenere. Ha confermato con quest'ultima stagione di essere un centrale solido, completo e affidabile, anche per la tanto bistrattata difesa 4. Con Manolas forma una delle coppie difensive migliori a livello europeo. Sarebbe un'assurdità dividerli nel loro momento migliore di forma. Capradossi, da prestare. Per quanto abbia fatto bene con Cagliari e Sassuolo, è ancora troppo presto per considerarlo utile alla nostra causa. Se venisse mandato in prestito a una piccola della Serie A, potrebbe acquisire la sicurezza e la maturità necessaria. Juan Jesus, da tenere. Come quarto difensore mi va sicuramente bene. È un buonissimo gregario che non si lamenta mai della panchina e riesce quasi sempre a fornire buone prestazioni. Non è un fenomeno e questo è chiaro, ma per me è inutile mandarlo via, visto che ci sono altri reparti che bisogna rinforzare. Kolarov, da tenere. Nonostante l'età che avanza, lo considero ancora oggi il titolarissimo della fascia giallorossa e per me fino ai 34 anni potrebbe esserlo senza nessun problema. Cattiveria agonistica, grinta, carattere e maturità. Anche in panchina riuscirebbe a dare una mano a tutta la squadra. Jonathan Silva, da sbolognare. L'obbligo di riscatto sarebbe dovuto scattare alle 8 presenze e lui non è riuscito a farne neanche 2 totali, perciò con tutta probabilità verrà rimandato subito alla base. Acquisto inutile fatto solo per aggiungere un nome dopo la partenza di Emerson. De Rossi, da tenere. Non penso sia una coincidenza che alla prima annata davvero capitano sia tornato ai livelli di quasi 10 anni fa. Adesso è lui il protagonista di questa squadra e nonostante i 35 anni vorrà concludere in grande la sua esperienza in giallorosso. Grande Danielino. Nainggolan, da tenere. Nonostante una stagione sottotono, resta il perno assoluto del centrocampo giallorosso, l'unico in squadra capace di recuperare palloni e giostrare l'azione a suo piacimento. L'Inter e Spalletti vogliono a tutti i costi portarselo a casa, speriamo che la loro rimanga una semplice suggestione e nulla più.
Strootman, da tenere. Anche lui come Nainggolan non ha certo vissuto la sua migliore annata, ma per me, almeno come riserva, merita un'altra possibilità. I soldi ottenuti dalla Champions ci permettono di non dover cedere per forza e come regista per me Kevin può ancora farsi valere. Gonalon, da sbolognare. Un danno assoluto per tutta la squadra, capace di trasmettere insicurezza a tutto il suo reparto. Vero che una seconda possibilità non si nega a nessuno, ma arrivata ai 29 anni non puoi permetterti di buttare un'intera stagione così. Appena arrivato disse che presto voleva tornare a Lione, per me potrebbe benissimo anticipare i tempi e tornarci all'istante. Pellegrini, da tenere. Alla sua prima esperienza in una big ha dimostrato la giusta dose di grinta e carattere e se verrà confermato un'altra stagione sono convinto che riuscirà a migliorare il suo contributo alla squadra. Le potenzialità ce le ha e deve solo mostrarle in campo. Gerson, da prestare. Se qualcuno offrisse sui 18-20 milioni sarei favorevole anche a una cessione definitiva, ma se devo perderci i milioni spesi per il suo acquisto preferisco dargli un'altra possibilità. Per un giovane come lui la cosa migliore da fare è rendersi protagonista in una squadra minore, perciò lo darei in prestito a una neopromossa per farlo maturare e rendere consapevole dei propri mezzi. Hunder, da tenere. Dopo l'esplosione del girone di ritorno sarebbe assurdo cederlo nel mercato estivo, al contrario pensa che abbia tutte le possibilità per essere il titolarissimo della fascia destra, capace di portare al gol con la sua velocità e imprevedibilità. Fiducia in te, Cencio. De Frel, da sbolognare. A livello professionale non posso criticarlo in nessun modo, ma a livello tecnico si è dimostrato un acquisto totalmente fallimentare. Fuori ruolo, spesso infortunato e impreciso sotto porta. Se riuscissimo a inserirlo nella trattativa per Cristante o per un altro giocatore, sarebbe la cosa migliore per tutti, società e giocatore. Perotti, da tenere. Si è confermato in questa stagione come l'arma in più dell'attacco giallorosso, capace di entrare nella ripresa e chiudere il risultato con gol importanti e decisivi. La sua discontinuità gli impedisce di essere una certezza, ma almeno per altri 2-3 anni io non ci rinuncerei. Esharawi, da tenere. Come ogni anno a fine stagione è subito inserito in tantissime voci di mercato, al contrario io penso che sia ancora molto importante per la squadra giallorossa e sarebbe un rischio privarcene in questo momento quando ha ancora tanto da dimostrare con la nostra maglia. Dzeko, da tenere. Il punto saldo dell'attacco giallorosso, l'unico della rosa attuale insieme a Under alla quale non rinuncerei per nulla al mondo, del reparto offensivo ovviamente. Importante in zona realizzativa, nella gestione palla e anche nella costruzione della manovra. Un giocatore universale e completo, ancora troppo importante per i colori giallorossi. Schick, da tenere. Non si può sbolognare un giocatore che fondamentalmente ancora deve essere pagato. Oltretutto si ha un enorme potenziale che finora non è riuscito a mostrare appieno. La prossima stagione dovrà essere quella della verità, per capire se parliamo di un buon giocatore super pagato o di un campioncino pagato anche poco per il suo reale valore. Bene ragazzi, questa era la lista dei giocatori che terrei o che sbolognerei della rosa attuale della Roma. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto e sempre e comunque, forza Roma! Ciao ragazzi!